Ma se vi dicessi molle a bovolo, oppure molle a tazza, ne avete mai sentito parlare? Beh, questi due tipi e molti altri in questo video. Le molle le possiamo dividere in un gruppo in cui predomina la sollecitazione interna che sta agendo e in un altro sottogruppo in cui le suddividiamo in base alla forma geometrica. Mi spiego meglio. Le sollecitazioni con le quali le possiamo suddividere sono due, cioè di torsione e di flessione. Poi a loro volta le suddividiamo in base alla forma geometrica. Per le molle di torsione ci sono le barre di torsione, le molle ad elica cilindrica e le molle ad elica conica. Poi, per quelle di flessione, ci sono le molle a lamina, le molle a balestra, le molle a spirale, le molle a flessione ad elica e le molle a tazza. Le barre di torsione sono molle ad asse rettilineo, con applicazioni nelle costruzioni automobilistiche. In parole povere, sono barre di una certa lunghezza, la cui sezione, cioè la forma, può essere circolare, quadrata o rettangolare, e le loro dimensioni possono variare. Il loro funzionamento consiste nell'applicazione di una forza perpendicolare e non allineata con l'asse, che formerà un momento torcente o coppia. Data la rigidezza della barra, cosa che possiamo calcolare che dipende dalla lunghezza e dalla forma geometrica, si riesce a smorzare il momento torcente rendendolo meno intenso. Non a caso nel campo automobilistico è chiamata barra stabilizzatrice o antirollio. Viene installata tra le due sospensioni anteriori o posteriori in modo da evitare il rollio, cioè la particolare oscillazione del veicolo, non entrando nel dettaglio. Qui potete vedere una barra di torsione a sezione circolare. Mettiamo caso che questo estremo sia bloccato. L'applicazione di una forza qui, perpendicolare e non allineata con l'asse, formerà un momento torcente, pari alla forza per questa distanza, e verrà assorbita in base alla rigidezza della barra. Più è rigida, e meno smorzamento si avrà. Il secondo tipo di molle di torsione, cioè le molle ad elica cilindrica, sono le molle più comuni e viste in circolazione. Ma facciamo una piccola premessa: vengono chiamate molle di torsione perché la sollecitazione interna della molla è di torsione, ma noi comunemente le usiamo per i nostri scopi di compressione e trazione, come ad esempio le molle delle sospensioni delle nostre automobili. Generalmente sono formate da una barra o da un filo il cui asse è avvolto su un cilindro. I parametri caratteristici sono la forma e la dimensione della sezione della barra o filo, il passo, cioè la distanza tra due spire, il diametro della spira e la lunghezza finale che la molla assumerà, dipendente dal numero di spire e dal passo. Più grande sarà il numero di spire e il passo, e più lunga sarà la molla. Può lavorare in due modi, a trazione e compressione. Nel funzionamento a trazione, il carico è applicato lungo l'asse e il passo tra le due spire è praticamente pari a zero, perché la molla deve essere tirata da due estremità e si dovrà allungare opponendo una certa resistenza. A parità di condizioni, più sarà il passo iniziale e meno resistenza apporrà. Un esempio che possiamo trovare è la classica frizione centrifuga degli scooter. Nel funzionamento a compressione, il carico è sempre applicato lungo l'asse, ma qui il passo assume un certo valore e, comprimendosi, diminuisce di valore. Esso determina la rigidezza, cioè la resistenza che la molla oppone a un carico esterno. È possibile aumentare notevolmente la rigidezza mettendo le molle una dentro l'altra. Come detto prima, sono installate nelle sospensioni delle automobili, ma un esempio che vi faremo vedere tra poco è la frizione centrifuga della minimoto, che è simile a quella dello scooter, ma ha un principio diverso di funzionamento. Vediamo due molle ad elica cilindrica. Ne abbiamo due a sezione circolare, una a trazione ed una a compressione. Partiamo con quella a trazione. La prima cosa che potete vedere è che il passo tra le spire è praticamente pari a zero, poiché se si applica una forza appunto di trazione agli estremi dei ganci, la molla dovrà opporre una certa resistenza. La molla a compressione invece ha il passo di un certo valore. Questo perché, al contrario dell'altra molla, se si applica una forza di compressione lungo l'asse, dovrà opporre una certa resistenza.
Un esempio pratico di applicazione lo possiamo trovare nelle frizioni centrifughe. Nella frizione di sinistra di uno scooter abbiamo installato delle molle a trazione. Il funzionamento avviene quando la frizione viene messa in rotazione e grazie alla forza centrifuga le molle si stendono. Facendo aderire la massetta alla campana. In questo caso si può cambiare la rigidezza cambiando direttamente la molla. In quest'altra frizione della mini moto, invece, sono installate delle molle a compressione. Qui il funzionamento avviene con un altro sistema. Grazie alla forza centrifuga, la molla viene compressa ed il passo diminuisce, facendo aderire anch'essa la massetta alla campana. Qui la regolazione può essere fatta avvitando o svitando dei dadi, che fanno sì che la molla sia inizialmente più o meno compressa. Una molla più compressa vuol dire più rigidezza iniziale. Per quanto riguarda l'ultimo tipo di molle di torsione, cioè ad elica conica, sono simili alle molle ad elica cilindrica di compressione viste poco fa, cioè funzionano principalmente a compressione, ma stavolta la molla forma una sorta di spirale, non più un cilindro, e hanno anch'esse un passo che ne determina la rigidezza. Sono a sezione circolare, ma molte volte possono essere a sezione rettangolare, chiamate molle a bovolo. Esse offrono il vantaggio di una notevole compattezza, facilità di installazione e notevole smorzamento dovuto proprio allo sfregamento reciproco delle spire. Ecco una molla ad elica conica a sezione circolare. Come detto prima, il passo assume un certo valore e il funzionamento avviene a compressione. È molto comune nella slot delle batterie. Qui invece abbiamo una molla a bovolo installata in un tornio parallelo. Viene utilizzata per proteggere dalle impurità la madrevite che sta qui dentro. Essa, per reggersi e funzionare correttamente, imprime una certa forza sul fine corsa che tende a comprimerla. Passando al secondo gruppo di classificazione delle molle, cioè quelle di flessione, il primo tipo che andiamo a vedere sono le molle a lamina e la loro evoluzione nel campo industriale, cioè le molle a balestra. Le molle a lamina sono formate principalmente da una lamina di sezione e dimensioni variabili, incastrata ad un estremo e libera di muoversi all'altro, dove viene applicato il carico da smorzare. La lamina può essere retta o piegata. La lamina retta è senza curvature, come ad esempio un trampolino per i nuotatori, dove il nuotatore si slancia facendo accumulare energia alla lamina, per poi rilasciarla nel momento del lancio in piscina. In questo caso la lamina, vista dall'alto, può assumere la classica forma rettangolare, oppure può essere sfruttata al massimo mettendo una forma trapezoidale, in modo tale che la tensione, cioè la forza per ogni millimetro quadro di sezione della lamina, sia costante su tutta l'area, permettendo di alleggerire tutto il sistema. L'altro caso è quello in cui la lamina è piegata e può assumere molte forme. La più comune della vita di tutti i giorni è il classico fermatovaglia, dove noi lo applichiamo al tavolo e l'accumulo di energia dovuto alla deformazione della lamina fa sì che la tovaglia resti ferma. Qui potete vedere una molla a lamina retta a sezione rettangolare ed una molla a lamina piegata. Come detto prima, la molla a lamina retta è vincolata ad un estremo e a quest'altro estremo viene applicata una forza. Essa, deformandosi, accumula una certa energia che viene rilasciata nel momento in cui cessa la forza. Quest'altra molla a lamina piegata ha praticamente lo stesso principio di funzionamento, cambia solo che viene utilizzata per altri scopi, come ad esempio il fermatovaglia. Come accennato prima, questo tipo di molle hanno subito una sorta di evoluzione nel campo industriale, chiamate molle a balestra. Dati i notevoli ingombri trasversali delle molle a lamina trapezoidale, si è pensato di sovrapporre strisce ritagliate nella lamina stessa. Esse possono assumere diverse dimensioni, dalla più grande nella parte superiore fino ad arrivare alla più piccola nella parte inferiore. In questo caso le lamine prendono il nome di foglie.
Il numero di foglie e la loro forma determinano la rigidezza del sistema. Vengono utilizzate in svariate applicazioni, ma noi per semplicità vi illustreremo quelle di un mezzo industriale. Esse in questo caso vanno a sostituire le sospensioni con le molle elicoidali che siamo abituati a vedere nelle nostre automobili. Funzionano così. Gli estremi della balestra sono collegati al telaio tramite la foglia più grande e importante, chiamata foglia maestra, e alla metà di tutta la balestra è collegato l'assale delle ruote. Durante il moto del mezzo pesante, quando la ruota prende ad esempio una buca, le foglie, grazie alla loro elasticità, riescono ad assorbire energia, funzionando come una vera e propria molla elicoidale, ricordando però che l'ammortizzatore rimane, per migliorarne l'efficienza. Una piccola curiosità che possiamo dire è che la balestra che siamo abituati a sentire comunemente, quella che lancia le frecce, utilizza lo stesso principio di funzionamento, cioè che alla lamina di una particolare forma, vincolata al centro e libera agli estremi, viene legata una corda proprio sugli estremi. È proprio grazie all'energia elastica accumulata dalla lamina durante il caricamento, e quindi grazie alla deformazione, che fa sì che la freccia venga lanciata con tutta quella potenza, ricordando che la corda è inestensibile. Vi portiamo direttamente sotto un furgone per farvi vedere la molla balestra. Potete vedere le foglie unite insieme da due barre di fissaggio e collegate all'asse della ruota. Gli estremi della foglia maestro sono fissati al telaio mediante un supporto. Qui invece potete vedere l'ammortizzatore che ci aiuta a stabilizzare il tutto. Durante il movimento del veicolo, l'asse della ruota si muoverà, facendo deformare le foglie che accumuleranno energia, opponendo una certa resistenza al movimento. Il terzo tipo di molle di flessione che vediamo sono le molle a spirale. Sono formate da un elemento elastico di sezione rettangolare che giace su un piano e si avvolge a spirale. I due estremi sono incastrati opportunamente e può assumere due configurazioni. Molla scarica, dove la molla sta a riposo e non ha nessuna energia accumulata. Oppure molla carica, dove facciamo fare delle sorte di giri alla molla scarica fino ad arrivare a un limite che rappresenta la massima energia accumulata. Un esempio lo possiamo trovare nel sistema di avviamento a strappo di una minimoto che vi faremo vedere tra poco, dove la molla serve per far tornare indietro la corda. Vediamo una molla spirale installata nell'avviamento a strappo di una minimoto. La sezione è rettangolare. Come potete vedere, essa si avvolge su se stessa e gli estremi sono questi qui, 1 e 2. Ora è soltanto posizionata con un estremo fissato, questo qui. Per permettere il funzionamento bisogna rimetterla in sede, fissando anche l'altro estremo. Tirando la corda, essa si avvolge su se stessa accumulando energia e può rilasciarla nel momento in cui rilasciamo la corda. Il quarto tipo di molle di flessione sono le molle a flessione adelica. Sono simili alle molle a trazione viste precedentemente, poiché sono sempre avvolte ad elica cilindrica. Ma in questo caso, i due estremi sono fatti in modo tale che il carico applicato sollecita l'elemento meccanico a flessione. Normalmente queste molle vengono utilizzate come elementi elastici di richiamo in piccoli meccanismi e quindi hanno dimensioni limitate, per cui vengono ottenute mediante lavorazione a freddo di fili a sezione circolare. Un esempio che possiamo fare è la classica molletta per la biancheria che usa questo tipo di meccanismo. Ecco un esempio di molla a flessione adelica di sezione circolare. Come detto prima, sono simili alle molle a trazione adelica cilindrica, perché è avvolta cilindricamente ed il passo è pari a zero. Qui però il carico viene applicato ai due estremi, facendo flettere il materiale. L'applicazione pratica possiamo vederla su questa molletta per la biancheria. Applicando la forza, la molla si deforma ed accumula energia, che si può sfruttare ad esempio al rilascio per reggere questo cappello. L'ultimo tipo di molle di flessione sono le molle a tazza. Questo tipo ha la forma caratteristica di disco conico e vengono utilizzate componendo in svariati modi i singoli elementi. Il singolo elemento ha la forma di una rondella di spessore costante leggermente conica. Di solito sono accoppiate due rondelle a conicità contrapposta e unite ad altre dello stesso tipo.
Il carico è applicato assialmente e tutto il sistema può assorbire energia in quella direzione. Di solito vengono utilizzate durante il serraggio di una vite al posto della comune rondella non conica, aumentando il carico sulla filettatura, diminuendo i giochi e la probabilità di svitamento. Una cosa importante che vogliamo sottolineare è che le molle illustrate precedentemente non hanno una vera e propria designazione, ma ci sono delle norme Uniso che hanno unificato le dimensioni e ogni azienda per quelle dimensioni ha un proprio catalogo con i propri codici. Andiamo a vedere una tipica molla a tazza. È formata da una rondella conica, però, come detto prima, possono essere accoppiate anche due rondelle. L'importante è che siano a conicità contrapposta, come in questo caso. Qui andiamo ad installarle in un motore di un go-kart. Le posizioniamo qui per poi inserire la ruota dentata, spingendo leggermente sulla molla e andandola a bloccare con un siger. Tutto ciò perché la molla imprimerà una certa forza sulla ruota, in modo tale da smorzare le vibrazioni. Il secondo e ultimo video sulle molle finisce qui. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like, fateci sapere cosa ne pensate con dei commenti e condividete. Ciao!